Oi, oi, oi. Ciao ragazzi. Ciao. Fatemi sapere se mi vedete e se mi sentite soprattutto. Se va tutto bene. Se va tutto bene. Allora, nel frattempo, cerchiamo un attimo. Oi, si comincia, non è vero? Sì. Ciao, Ocr. Ciao. Ah, perfetto, perfetto. Quel sì, credo si riferisca al fatto che voi mi sentiate e mi vediate. Forte e chiaro. Sta bene. E la sinistra, è la sinistra, attenzione. Non pensate male. Comunque, allora, com'è andata sta settimana? Fatemi sapere come siete stati questa settimana. Per me è stata una settimana un po' stancante, però siamo sopravvissuti e siamo qui. Questa sera di nuovo in live per riparlare di temi scottanti. Oi, 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 oi. Vediamo un po', vediamo un po', aspettiamo un po' che arrivi qualcun altro. Ah, questa sera io veramente volevo fare un test, quindi ne approfitto adesso che siamo ancora all'inizio per provare questa cosa. E cioè, io vorrei provare a tenere un po' di musica bassa, bassa, bassa. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Mi fate sapere poi. Così è troppo alta sicuramente. Ma così credo non sia troppo alta. Però fatemi sapere. Ore di fuoco e spettacolari. Oh, ciao Penelope. Ciao. Ciao. Non possiamo lamentarci, grazie. Fatemi sapere se la musica sotto vi dà fastidio o meno. È un test che voglio fare questa sera. Luigi, mi spiace, ma non trovo più la tizia. Non ti preoccupare. Penelope, stai tranquilla, non ti preoccupare. Quando la troverai, se la troverai, insomma, me la rigiri e mi fai sapere. Per curiosità, insomma. Comunque, oh, bene, stiamo salendo come spettatori. Che cosa bella. Fatemi sapere questa questione della musica. Oh, Marta, ciao. Dimmi che notizie e ti dirò chi sei. Ciao, Marta, ciao. Ciao Marta, fatemi sapere questo fatto della musica, è importante, voglio vedere se vi dà fastidio o meno. A me un pochino sì in cuffia, però voglio vedere a voi che cosa vi esce, perché se non vi esce troppo forte, insomma, vediamo un attimo di modificarla. Ciao Agnese, ciao. Ciao Agnese, anzi, proviamo a fare una cosa. Ciao Luigi. No, non dà fastidio, ok, perfetto. Era sulla normativa francese gli esperimenti su specifici animali. Ah, ok. Ma si tratta di un pelino, ma solo un pelo. Ok. Allora facciamo una cosa sbagliato. Facciamo che la mettiamo a meno 7 dB. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Fra poco mi direte come la sentite la musica. Mi direte come la sentite. Ma sentite. Sentite. Detto questo, è sottofondo, magari come dice Penelope, mai sbaxa. Ok, ho abbassato un pochino. Nel caso, insomma, scrivetemi in chat che mi regolo un attimo. Insomma, tengo regolate tutte quante, incosettato tutte le impostazioni per il parlato, ma per l'audio, vi ripeto, è il primo test che faccio, quindi credo non... cioè, ho bisogno di aiuto. Proviamo a fare un'altra cosa. Proviamo a fare. Così mi sa che è troppo. Però 7,4. È anche un genere più adatto. Chissà. Sì, in effetti sì, hai ragione perché io sto veramente in riproduzione casuale. Quindi vediamo una cosa. Vediamo di trovare. Tipo, a me piace tanto l'ambient. Che potrebbe essere rilassante e soprattutto non fastidioso. Quindi. Ora non si sente quasi, però devi dirci anche tu se ti dà noia. No, 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 a me non dà tantissimo fastidio. Ma ok, la devo alzare un pochino adesso. Ok, scusatemi se faccio tutti questi test, ma preferisco farli insieme a voi anziché buttarvi un prodottino finito. Vediamo così e poi nel frattempo mi dite. Comunque, detto questo, allora
A voi sicuramente è arrivato sono arrivate le informazioni della live. Ho visto infatti pure sul gruppo di Telegram il bot vi ha lanciato le informazioni, ovvero Neuroscienze computazionali e sperimentazione animale. Il titolo della live in realtà è simile a quello dell'ultima volta, e cioè le neuroscienze nel XXI secolo. Vi ripeto, l'ultima volta avevo dato un titolo, meglio testare che curare. Sì. Allora, io l'ultima volta avevo dato un titolo davvero molto easy perché volevo farmi una chiacchierata davvero molto easy insieme a voi. Però, siccome vi siete fomentati e mi avete fomentato, mi avete triggerato, ho deciso di fare pure una parte 2. E in particolar modo dedicheremo giusto una breve parte all'inizio sulle neuroscienze comportamentali e questo, cioè sulle neuroscienze computazionali, scusatemi, e questo poi capirete il perché alla fine della live. E invece buona parte della live ho un po' di materiale che ho recuperato dai miei esami di legislazione delle biotecnologie alla magistrale sui diritti degli animali, perché secondo me questo è un tema. Io in realtà già ho pronto un video per YouTube e volevo pubblicarlo. Non nell'immediato, ma comunque a breve. Ma siccome insomma la live della scorsa volta va preso parecchio e l'argomento è bello stimolante, parliamone, insomma, ci facciamo questa bella chiacchierata in modo che quando parlerò del video, insomma, voi più o meno sapete già di che cosa tratterò all'interno del video. E vi ricordo, qualora ci fosse qualcuno che non è iscritto al mio canale YouTube, qui sotto trovate tutti quanti i dati. Qui è il mio canale YouTube, Luigi Pio De Rico, e qui invece è la mia pagina Instagram, sempre Luigi Pio De Rico. Se vi può interessare, non lo tengo qui in grafica, ma mi trovate anche sul mio sito, sul mio blog personale, che è www.luigipioderico.com, sul quale mediamente cerco di pubblicare almeno un articoletto a settimana, e il prossimo uscirà mercoledì. E riguarderà le neuroscienze computazionali. Ma comunque, detto questo, allora, io voglio partire subito con questo argomento qua, e cioè con le neuroscienze computazionali. Noi l'ultima volta ci eravamo lasciati. Ciao Marionzola, buonasera belli e bellissimi, sono in ritardo, che mi persi? No, non ti sei persa niente, abbiamo fatto un test per vedere se la musica dava fastidio o meno, e pare che non dia fastidio, quindi per il momento possiamo procedere con questo bel sottofondo musicale sotto. E la seconda cosa è che questa sera parleremo un po' di neuroscienze computazionali e di sperimentazione animale, che è la cosa della quale parlavamo l'ultima volta. Test audio, giusto come ci suggerisce Penelope. Allora, partiamo un attimo dalle neuroscienze computazionali. L'ultima volta, dove ci eravamo lasciati? Beh, ci eravamo lasciati sul fatto che avevamo detto che parlare di neuroscienze può significare tutto e nulla. Non c'è bisogno di certo che ce lo ripetiamo questa sera. Aspettate giusto un attimo, devo fare una cosa, ecco perché. Perfetto, altrimenti avremo un po' di ritorno. Una delle cose che ci eravamo detti è che ovviamente quando parliamo delle neuroscienze dobbiamo fare una sorta di distinzione tra i tanti campi che riguardano le neuroscienze. Per esempio la psicobiologia, che è tipo il campo specifico di Marta, o per esempio la ricerca biotecnologica, che è quello che ha riguardato me, insomma, oppure per esempio l'aspetto neurobiologico in senso stretto, l'aspetto psicologico, l'aspetto psichiatrico, eccetera eccetera, tossicologico, farmacologico, eccetera eccetera. Da quello che cosa eravamo arrivati? Eravamo arrivati a dire che avevamo tratto due conclusioni. Una è che si sta cercando in qualche modo, attraverso le neuroscienze computazionali, quindi attraverso l'utilizzo di computer, l'utilizzo dei computer, di andare a simulare il comportamento del nostro cervello, e dall'altro poi eravamo passati alla sperimentazione animale, soprattutto per il lato tossicologico, farmacologico, eccetera, eccetera. Quindi riuscire a capire come funziona il cervello in generale anche attraverso una sperimentazione animale. Per esempio, pensate banalmente alla sperimentazione farmacologica. Per quale ragione, secondo me, la parte sulle neuroscienze computazionali è una parte figa, una di quelle parti che bisogna approfondire? Per una semplice ragione: perché dobbiamo considerare questa cosa. Nel momento in cui noi andiamo a pensare il nostro cervello, noi lo immaginiamo come l'organo classico dal quale partono tante cose, inserito all'interno del contesto organismo. Nel frattempo mi tolgo la sciarpa, del contesto organismo, e però lo pensiamo inserito già all'interno
all'interno del nostro corpo, all'interno del nostro organismo, ma soprattutto lo pensiamo come organo singolo. Talvolta pensiamo al fatto che ci sia corrente elettrica nel cervello, a tutte le trasmissioni che avvengono, le neurotrasmissioni, le sinapsi, insomma i vari circuiti neurali, eccetera, eccetera. Ma lo pensiamo sempre in funzione del nostro corpo. Un aspetto particolare... Oh, ciao Sal! Ciao! Ciao, che bello che ci sei anche tu. Mi sto leggendo un libro sull'intelligenza artificiale, però ancora non so dire se sia blando o carino. Ma... Allora, io ti ripeto, la questione intelligenza artificiale forse è una delle cose che mi interessa di meno. Sarà per il fatto che, insomma, non è proprio il mio campo di interesse. Insomma, qui avremmo bisogno tipo di Eliana e dell'ingegneria biomedica per trattare certi temi. Ma la cosa bella, al di là insomma dei miei gusti personali eccetera eccetera, è proprio questo. Cioè, immaginate che cosa si sta cercando di fare oggi. Si sta cercando di simulare il comportamento di un cervello. Ma andare a simulare il comportamento di un cervello, che cosa significa? Beh, sicuramente la cosa principale che rappresenta questo tipo di sfida, innanzitutto è andare a creare un cervello e quindi portare un organo che noi abbiamo racchiuso all'interno della nostra scatola cranica e riprodurlo su macchina. Già questa è la prima grossa sfida che noi abbiamo, perché ovviamente se il nostro cervello ci permette di poter usufruire di determinate funzioni a livello cerebrale, beh, è anche e soprattutto grazie alla sua struttura anatomica, quindi alla sua grandezza, al modo in cui si è trasformato, tra virgolette, durante il corso degli anni grazie all'evoluzione. E quindi ovviamente passare dal cervello nella sua forma bruta, nuda e cruda a un cervello su macchina, che altro non è poi che rappresentato da una serie di circuiti, beh, là già è la prima grossa sfida che uno si va a porre. Poi pensate un'altra cosa, pensate che generalmente noi sul pianeta, sulla Terra, abbiamo a disposizione tantissimi computer, tantissimi super computer per poter fare tutta una serie di operazioni particolari. Non lo so, vi faccio un esempio classico. Pensate per esempio al minaggio dei Bitcoin. Esistono dei capannoni interi all'interno dei quali ci sono computer, computer e computer e computer che rappresentano poi in realtà quasi dei super computer che fanno elaborazione dati. Ma la differenza grossa che esiste col nostro cervello sostanzialmente qual è? Qualsiasi computer, anche il computer più potente presente sulla faccia della Terra, utilizza un tipo di elaborazione particolare, che è un'elaborazione di tipo sequenziale, e cioè faccio un'operazione A, concludo l'operazione A, inizio l'operazione B, concludo l'operazione B. Quindi, in sequenza, tutte quante le operazioni, per poter permettere alle operazioni immediatamente successive di poter iniziare, devono terminare. Se si ferma una sola di queste operazioni, una sola di queste elaborazioni, tutto il processo non va avanti. Avete presente la classica schermata blu, il blue screen, oppure i classici errori che ci danno a volte i computer? Ecco, dipende dal fatto che un qualsiasi tipo di elaborazione, un qualsiasi tipo di sequenza non è avvenuto in maniera corretta e quindi c'è stato un blocco all'interno del nostro computer. Sperando di un giorno di arrivare a simulare l'intelligenza dei cefalopodi. Sì, anche se in realtà domani nel mio video che esce su YouTube vi dico un po' di cose interessanti su questa simulazione. Non proprio sulla vera e propria simulazione dell'intelligenza, ma più che altro sulla simulazione dell'ambiente cervello. I passi in avanti sono stati fatti, sono mostruosi, beh, nonostante ciò, insomma... siamo abbastanza lontani dal raggiungimento dell'obiettivo. Stavamo dicendo, il computer, anche il più potente dei supercomputer, utilizza questo tipo di elaborazione. Il nostro cervello, in realtà, utilizza un tipo di elaborazione che è diversa, che infatti noi definiamo, in termini ovviamente informatici, computazionali, andiamo a definire elaborazione di tipo parallelo. Che cosa significa? Significa che le operazioni vengono condotte tutte quante simultaneamente. Non c'è una sequenza tra ogni singola operazione, ma le operazioni sono tutte connesse tra di loro in parallelo. Ovviamente, quindi, questo che cosa significa? Che il numero di elaborazioni non è più sequenziale, ma è un numero elevato ad una
n ad una potenza pari a n, insomma, che poi dipende dai vari tipi di interazioni che vengono fatte. Che significa? Oh, ciao, Miss Cyborg. Ciao, ciao. Questo che cosa significa? Significa sicuramente che nel momento in cui noi consideriamo una singola operazione del nostro cervello, e per farvela semplice, una singola sinapsi, noi dobbiamo considerare il fatto che il neurone che sta generando quella specifica sinapsi, nello stesso tempo, allo stesso tempo, sta facendo altre, probabilmente centinaia, migliaia di sinapsi con altri neuroni prossimali, con altri neuroni vicini. Ce lo dicevamo un po' di tempo fa su Instagram, un neurone può fare da poche decine di sinapsi fino addirittura a 5.000, 6.000, insomma, può fare fino a tantissime sinapsi. Quindi immaginate che l'informazione all'interno del nostro cervello non è unidirezionale, non è neanche bidirezionale, ma è un'informazione che procede in qualsiasi direzione. Ed è quindi questa la grossa difficoltà che oggi stanno incontrando, per esempio, tutti i ricercatori nell'ambito delle neuroscienze computazionali. Come diamine faccio a simulare il comportamento di tutte le cellule nervose presenti all'interno del cervello? Perché poi tenete presente un'altra cosa, che tutte le nostre funzioni superiori, la memoria, il pensiero, la creatività, il linguaggio, l'immaginazione, eccetera, eccetera, non sono solamente il frutto dell'azione delle sinapsi a livello neuronale, ma sono anche il frutto dell'azione di altre cellule presenti all'interno del nostro cervello che, pur non avendo un ruolo importantissimo all'interno della sinapsi in senso stretto, ma servono, per esempio, per tenere ancorata tutta quanta la struttura. Pensate per esempio alle cellule della glia, cioè le cellule gliali sono quelle che mantengono la struttura del nostro cervello. Direte voi, sì, ok, non ci stanno sinapsi. Sì, probabilmente è vero, probabilmente il loro ruolo non è così importante al fine della sinapsi, ma a livello delle cellule gliali l'importanza è la struttura, e la struttura all'interno di un sistema così complesso come quello del nostro cervello ovviamente gioca un ruolo fondamentale. Comunque, una volta ho sentito dire che i computer sono stupidi in quanto fanno quanto gli dici, non agiscono di loro sponta, di loro spontaneità. Forse questo è il più grande ostacolo, o no? Allora, in realtà sì. Allora, il computer in senso stretto è sì una macchina che fa quello che gli diciamo noi, perché in realtà non so quanti di voi hanno mai programmato nella loro vita per costruire un programma, e quindi più in senso più generale per far sì che si venga a determinare qualcosa che porti al funzionamento del computer. È importante che noi lanciamo in termini tecnici tutti quanti i programmi, e quindi questo che significa? Significa che quello specifico programma farà le cose che gli diciamo noi, questo è vero, ma esistono tanti campi oggi che dicono come i computer abbiano la capacità di apprendere, che poi questa è la base dell'intelligenza artificiale. Facciamo un esempio classico, banale. Pensate al famigerato algoritmo di YouTube. L'algoritmo di YouTube si basa su intelligenza artificiale. Per quale ragione? Perché l'algoritmo di YouTube che cosa fa? Inizia a riconoscere da solo quali sono i possibili trend che vanno su YouTube e inizia a buttarli sulle bacheche delle persone. Ma non li butta a caso, li butta seguendo una logica prestabilita, e cioè lo fa in base ai gusti dello spettatore. Ma i gusti dello spettatore durante gli anni cambiano. Vi faccio per esempio la mia esperienza personale. Io fino a 4-5 anni fa, l'algoritmo che era proprio agli esordi di YouTube, anzi qualcosina in più, vi parlo del 2011-12-13, YouTube mi suggeriva per la maggiore video connessi col mondo della batteria, perché da buon appassionato di batteria che cosa guardavo? Guardavo video di batteristi, guardavo concerti, guardavo le cosiddette drum cam, cioè le riprese fatte al batterista durante un'esibizione live, eccetera eccetera. Ma col tempo i miei interessi si sono spostati, per esempio ho iniziato ad indagare di più YouTube Italia, e quindi indagando di più YouTube Italia io mi sono reso conto che YouTube mi suggeriva dei video di YouTube Italia. Adesso per esempio nell'ultimo annetto e mezzo mi suggerisce tantissimo video di divulgazione scientifica, video di neuroscienze, video di cervelli, eccetera eccetera. Quindi l'algoritmo di YouTube ha avuto ha fatto un passo in avanti grazie all'intelligenza artificiale, e che cosa ha fatto? Beh, ovviamente ha imparato a suggerirmi dei video. Ecco tutto, quindi sì, in realtà la base dell'intelligenza artificiale è proprio questa.
Poi. Insomma, siamo ben lontani dal cervello positronico di Asimov. Sì, siamo ben lontani dal cervello positronico di Asimov. Sì. Io programmai ai tempi del C64 e poi all'Uni. Sì, ma io in effetti pure io ho fatto pochissima programmazione. Cioè ho fatto un esame di informatica e un esame di bioinformatica. Alla fine sono stati due piccoli esami, di cui il primo usavo un linguaggio proprio base, che era R. Un linguaggio utilizzato spesso per la conta di basi azotate nella conta, insomma, del DNA, eccetera, eccetera. Mentre l'esame di bioinformatica mi sono spostato di più sull'aspetto proteico e quindi protein data bank, eccetera, eccetera. Quindi creazione di banche dati di proteine, oppure creazioni di modelli 3D di proteine, eccetera, eccetera. Quindi anche da quel punto di vista io ho fatto poco. Però la base, insomma, mi ha fatto capire queste cose. Miss Cyborg, però non sappiamo ancora bene come funziona il machine learning. Sì, esatto, ancora non lo sappiamo. Cioè, ritorniamo per esempio al fatto di YouTube. Noi sappiamo benissimo che esiste questo algoritmo e che c'è un'intelligenza artificiale, un machine learning alla base, ma non sappiamo questo YouTube come si muova. Che, guardate, per certi versi è una cosa pure abbastanza stimolante, abbastanza intrigante, sapete, queste cose che il nostro cervello potrebbe o meno, l'intelligenza artificiale potrebbe o meno gestire, ma in realtà tutto parte comunque dall'azione dell'uomo, c'è un'evoluzione di base, per certi versi comunque delle modifiche vengono apportate, eccetera, eccetera, e comunque, vabbè, ci stiamo buttando in un campo che non è assolutamente il mio, quindi vi parlo di quei pochi articoli che ho letto e mi fermo qui. A me ultimamente, per colpa di un paio di video fuffa che ho guardato per capire fino a che limite, compaiono un sacco di porcherie. Mi devo ricordare di fare tutto in anonimo la prossima volta. E guarda, sì, questo è un po' anche il mio problema, perché io su YouTube veramente guardo di tutto, dai me contro te ai video prank su TikTok, fino ai video di musica, ai video di conferenze universitarie, i TED Talk, eccetera, eccetera. Quindi immaginate sulla mia home quanta roba ci sta. Però in effetti sì, dovrei utilizzare pure io la navigazione in incognito un po' più spesso. E vabbè, insomma, purtroppo capita. Poi avendo più dispositivi, a meno che non tieni tutte quante le cronologie sincronizzate come si deve per bene, è un po' un problema. Comunque basta un link, non solo per Google, per rovinare tutto. Sì, esatto. Nel frattempo, scusate, ho bisogno di una Golia, che vi ricordo, come al solito, la Golia sponsorizza le mie live. Sì, magari. Manco le caramelle gratis mi passano. Ok, allora, maledetta me, ci ho pure lavorato in Google, le basi proprio. Ah, hai lavorato a Google? Bello. È la scusa che uso sempre anch'io. Brava. Birichino Sal, ma no, i video che pensi tu, tipo video di gente che fa life hacks trementi. No, vabbè, io c'è stato un periodo, apro questa breve parentesi, tanto ci facciamo sta bella chiacchierata, c'è stato un periodo in cui guardavo spesso, ma veramente per passare quei 5 minuti diversi, i Vine compilation. E ovviamente li guardavo una volta, li guardavo due volte, ma la terza volta mi stancavo di vedere queste cose. In realtà YouTube ogni giorno me li sbatteva avanti sulla home e quindi io puntualmente ci cascavo. Perché poi alla fine sono classici video belli, cioè belli nel senso che durano poco e quindi scorrono pure abbastanza velocemente. Però purtroppo capita e non ci possiamo fare niente. Ma detto questo, breve introduzione sulle neuroscienze computazionali, punto, finisce qui. Adesso passiamo alla parte bella, e ecco perché Sal sta qua, è la sperimentazione animale, e vediamo un pochino di capirci qualcosa. Però devo fare una cosa, devo abbassare il volume della musica. Lo so che probabilmente voi non lo sentirete, ma lo devo abbassare un poco. Allora, parlare di sperimentazione animale è uno di quei temi che quando vengono toccati o ti fai male o ti fai male. Nel senso che
Ragionare su questo tipo di argomenti è complesso. Tutti noi abbiamo dei bias su questi tipi di argomenti e quindi dobbiamo stare molto attenti. Io vi dico quello che ho studiato, quello che c'è scritto nei manuali e quello che si fa per la sperimentazione animale. Piccolo disclaimer, come mi ricordava te all'ultima volta, quando parliamo di sperimentazione animale, noi lo facciamo con il bias cognitivo del nostro sistema di valori. Cioè, la società, la scienza ci ha abituato a questo tipo di test per raggiungere dei risultati ben specifici. I risultati nella scienza, in determinati campi, si raggiungono anche attraverso una prima sperimentazione animale. Di conseguenza, siamo portati a difendere la sperimentazione animale. Ma io aggiungo un aggettivo. Siamo portati a difendere la sana sperimentazione animale, perché è vero, è un dato di fatto, non tutti fanno una sana sperimentazione animale. Detto questo, partiamo un po' dagli inizi. Quando è che sei iniziata a porre la questione, devo spostare la chat, quando è che sei iniziata a porre la questione della sperimentazione animale? I primi problemi. In realtà i primi problemi sono nati negli anni 70. Per quale ragione? Perché negli anni 70, all'incirca negli anni 70, nasce il fenomeno dell'animalismo, che è diverso dal fenomeno dell'ambientalismo. Direte voi che c'entra l'ambientalismo? C'entra, ci arriveremo, piano piano. Iniziamo a vedere qual è la prima differenza tra l'ambientalismo e l'animalismo. Quando noi parliamo, rapportato sempre alla figura degli animali, e qui Sal, se ci sei in chat, vienimi in soccorso o correggimi se sbaglio qualcosa. Quando noi parliamo degli ambientalisti, ovviamente ci riferiamo a delle persone che hanno a cuore, in maniera maggiore rispetto ad altri, il tema dell'ambiente. Specificamente, non lo so, chiedo scusa ai miei professori di italiano, lo cerco, cioè, specificamente, sì, quando specificamente ci riferiamo alla questione degli animali, gli ambientalisti hanno un atteggiamento diverso rispetto agli animalisti. Per quale ragione? Perché l'ambientalista non va ad interessarsi al singolo animale, ma si interessa al mantenimento della specie, quindi al mantenimento di quella specie animale all'interno di un ecosistema più ampio. Cosa invece diversa per quanto riguarda l'animalista o il fenomeno dell'animalismo. L'animalista si preoccupa della salute psico, comunque della salute fisica del singolo individuo, quindi del singolo animale. Questo è importantissimo, è il punto di partenza più importante, perché vedremo poi come questo si rifletta tanto nell'ambito della sperimentazione animale. Ma ci arriviamo piano piano. Ora, tenete presente una cosa, che questo tipo di fenomeno, la nascita di questo fenomeno dell'animalismo nasce soprattutto in risposta ad una concezione antropocentrica che l'uomo aveva avuto fino a quel momento della propria figura. Per esempio, pensate a personaggi come Aristotele, oppure per esempio Tommaso d'Aquino, Kant, eccetera, eccetera. Tutti questi personaggi eminenti della filosofia, personaggi di un certo rilievo, avevano posto sempre l'uomo al centro della situazione. Quindi questo che significava? Significava che l'uomo aveva diritto di poter sindacare su qualsiasi cosa, su qualsiasi altro essere vivente, animale o vegetale, pianta che fosse. In realtà la situazione si stravolge nel momento in cui nasce il fenomeno dell'animalismo, quindi vengono date delle caratteristiche proprie dell'essere umano anche agli animali, e quindi per esempio l'emotività, alcuni determinati tipi di comportamenti vengono attribuiti anche agli animali di origine umana, quindi la visione cambia. Vi faccio per esempio una postilla. Per
Pensate al condizionamento dei cani di Pavlov, lo cito spesso perché è uno di quei modi che ci fa capire, uno di quegli esempi che ci fa capire in realtà quanto noi siamo vicini agli animali. Il condizionamento classico dei cani di Pavlov in realtà è una cosa che noi ritroviamo spesso anche negli esseri umani, cioè suono una campanella, faccio vedere il pezzo di carne. Inizia la salivazione nel cane. Mano a mano abito all'animale che al suono della campanella corrisponde alla visione del cibo. L'animale, dopo una serie di tentativi, produrrà saliva pur non avendo il pezzo di carne avanti, sentendo solo la campanellina. Questa è una cosa che capita pure a noi esseri umani. Pensate, per esempio, a quante volte passate davanti ad un bar, vi viene voglia di cornetto alla Nutella, cornetto alla crema e vi viene l'acquolina in bocca. Cioè, il comportamento è molto, 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 molto simile. Stravolgendo questa figura antropocentrica dell'uomo, succede qualcosa. Succede che anche i ricercatori, anche le persone, il pubblico comune, si iniziano ad indagare su quanto sia effettivamente giusto fare sperimentazione animale, quanto questa cosa possa apportare un dolore psicofisico all'animale. Detto questo, vi voglio leggere una cosa tratta da questi appunti che tengo, e cioè che lo spostamento dell'attenzione dell'elemento razionale, quindi della razionalità, a quello dell'esperienza sensibile, quindi della sensitività e sensibilità, che si trova nell'utilitarismo di Bentham, eccetera, eccetera, mette in luce delle somiglianze, quali la capacità di avere delle sensazioni e delle emozioni. Quindi questo che cosa significa? In realtà questo testo di Bentham è molto vecchio, è un testo del 1789, ma che viene ripreso solamente negli anni 70 in maniera più forte, in maniera più decisa, all'interno del quale si mette appunto in risalto che gli animali possono avere delle sensazioni simili a quelle degli esseri umani. Caspita, le persone iniziano ad essere più acculturate, la scienza inizia a diventare per tutti, non per pochi, ci si inizia a porre una domanda importante. Quanto è giusto fare sperimentazione animale? Bene, vedremo, piano piano. Comunque, voglio dare un attimo retta alla chat e poi ripigliamo. Oh, caspita. Allora. Oh, Luigi, posso sganciare subito una bomba che mi è venuta in mente durante la settimana post scorsa live? Sì, vai, Penelope, vai. Scusami, riprendo solo adesso, ma vai, spara. Spostare la chat e subito penso a 20 persone. Spostare una da Luigi. No, 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 no. Devo spostare questo blocco qua. Lo devo cercare di spostare qua. Perché non essendo mancino, ho la camera a specchio, quindi alzando la mano destra e ne coperta dalla chat. Per fortuna ti sei bloccato in tempo su psico. Così però escludi che un ambientalista sia anche animalista. No. Allora, non è una questione di esclusione, è una questione di priorità. L'animalista fa di una sua priorità il bene di un singolo animale. L'ambientalista no. L'ambientalista può anche essere animalista, è vero, ma l'ambientalismo in generale prevede che la priorità venga data alla specie e non al singolo individuo. Questa è una piccola sottigliezza. Marta, neuroscienze, gli riusciamo a far dire antropomorficos? Antropomorficos. Babbo, sì. terminologia che a me non è usuale, quindi faccio un po' di difficoltà. Spesso gli ambientalisti sono anche animalisti, una cosa non esclude l'altra. Ecco, sì, alla fine Sal cioè, ho confermato quanto aveva scritto Sal prima. Io ci ho rinunciato a dire quella parola, tipo supercalifragilisticexpialidocious, insomma. Idem, ma vorrei capire se siamo noi anche da adesso, io ci sono XD. Comunque, detto questo, abbiamo ripreso la chat. Ora, ripigliamo con questa nostra chiacchierata. Voi ogni tanto mi vedrete dare uno sguardo perché mi sono segnato un bel po' di cose. Ora, questa visione dell'ambiente, del mondo animale, quando è che cambia? Cambia ovviamente. No, grazie a te per la domanda. È buono, siamo qui per chiarire queste cose qui. Ora, quando è che. Scusate, tosse. Quando è che le cose ulteriormente cambiano? Beh, le cose ulteriormente cambiano, pensate, per esempio, quando avviene l'apporto del libro L'origine della specie di Darwin. Perché?
vi leggo, vi cito testualmente quello che c'è scritto. È stata la pubblicazione dell'origine della specie, in cui viene dimostrata la continuità tra uomo ed animale, dando in tal modo un duro colpo alla visione antropocentrica del mondo che privilegia la specie umana su tutte le altre forme viventi. Quindi la mazzata finale a tutto arriva proprio con il libro L'origine della specie di Darwin, perché finalmente si capisce che non tutto è incentrato per forza sull'uomo. Ora, a tutto questo, voi pensate che ci si sia fermato qua? No. Pensate per esempio all'etologia e quindi allo studio sui comportamenti animali, la comunicazione, le motivazioni che spingono gli animali ad avere determinati tipi di comportamenti. Tutto questo che cosa ha determinato? Ha determinato che si venisse a creare una vera e propria contiguità, una continuità con i comportamenti degli esseri umani. Ovviamente tutto questo che cosa ha fatto? Ha rafforzato l'idea che esiste sì una differenza di tipo strutturale, anatomica, eccetera, eccetera, tra gli animali, ma in realtà questa differenza tra le specie non è differente. Ora, noi per quale ragione utilizziamo il termine specie? Voi ragazzi dovete partire dalle cose semplici, tipo, aspetta, non leggo, raggomitolamelo, caspita. Sti scherzetti non me li dovete fare. Ah boh, li vuoi qui, chi vuoi, è facile. La sgancio evidenziata. Ah, bene, bene, sì, sgancio, vai evidenziata, sì. Aspettate un attimo. Aspetta. Scusate. Ciao Sal. Comunque, detto questo, che stavamo dicendo? Ah sì, noi utilizziamo il termine specie e lo facciamo con coscienza. Per quale ragione? Perché proprio grazie alla nascita del fenomeno dell'animalismo e quindi insomma una prima vera e propria specificità nel campo dell'ambientalismo, insomma questa prima sottoclasse, insomma questa prima caratterizzazione, introduciamo un altro termine, ovvero quello dello specismo, perché se per esempio esiste il razzismo, oppure per esempio esistono delle forme di discriminazione tra uomini e donne, eccetera, eccetera, in questo caso gli animalisti vanno ad attaccare gli uomini, cioè vanno ad attaccare tutte le persone che fanno questo tipo di sperimentazione o che non hanno la loro stessa sensibilità, dicendo voi fate specismo, cioè voi fate un razzismo, una discriminazione su una base di specie. E quindi, vedete, si iniziano a delineare i contorni di quella che poi diventerà una lotta forte, una lotta che perdura fino ad oggi. Ma fare sperimentazione animale, arriviamo alle cose pratiche, fare sperimentazione animale è una cosa semplice? No, non è una cosa semplice. Fare sperimentazione animale è una cosa necessaria? In alcuni casi sì, perché non possiamo fare direttamente sperimentazione sugli esseri umani. La sperimentazione animale funziona sempre? No. Ci sono stati degli esempi disastrosi durante il corso della storia, durante il corso soprattutto della sperimentazione in ambito biomedico, in cui una serie di farmaci sperimentati sugli animali hanno avuto poi dei risultati disastrosi sugli esseri umani. Quindi c'è un margine di errore. Penelope, l'ho vista, finisco di dire questa cosa e procediamo. Vi leggo una cosa, una bella citazione che ho trovato, perché poi ovviamente rendetevi conto, tutto questo negli anni 70, ma nel 1978 viene fatta la cosiddetta Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, viene sancita a Parigi, eccetera, eccetera, e vi leggo una citazione del presidente, il primo presidente della Corte di Cassazione, che afferma: per quanto concerne gli animali, non si può parlare propriamente di soggettività giuridica, mancando in loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità, che sono proprie della personalità. Quindi il primo presidente della Corte di Cassazione, che è, vi dico subito, Ernesto Eulà, mette in luce una cosa, e cioè che esiste una reale differenza tra gli animali e gli esseri umani. Ma procediamo con calma. Non si può tuttavia considerare come cose
ma creature sensibili. No, no, scusatemi, non si può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, quindi l'animale posto sullo stesso piano dell'essere umano, figura antropocentrica caduta. Concorrendo ad interagire la nostra collettività, ad integrare la nostra collettività. Scusate, ma non ci capisco niente perché sono disordinatissimi questi appunti. Con la nostra collettività. Si pone naturalmente, in corrispondenza dei diritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, impersonata nello Stato. Che cosa significa? Facciamola facile facile. L'uomo e gli animali vengono posti sullo stesso livello. Gli animali non possono essere considerati alla stregua degli uomini, ma comunque contribuiscono ad integrare la collettività dell'essere umano, quindi fanno parte del collettivo. Come tale, devono essere tutelati non solo dal comportamento del singolo, quindi dell'individuo facente parte di una società democratica, ma devono essere tutelati anche dall'azione dello Stato. Ecco perché, per esempio, noi oggi abbiamo delle leggi contro l'abbandono o contro il maltrattamento degli animali. Proprio per farvela facile. Antropomorfizzazione, ho dovuto googolare, ma giuro, so dire parole molto difficili tipo prestigitazione, ma anche antropostoca, no, dimmi che significa, Marta, perché non ho per pari idea. Non so manco come si scrive, vabbè. Antropomorfizzazione, ho dovuto colare, ok. Marta neuroscienze, tutte le sere davanti allo specchio prima di andare a dormire, o scleri o ce la fai, I believe in you. Poi, mi commuovi, ci proverò, messaggio in evidenza di Penelope. Riprendendo un passo di Spillover, ho ripreso la notizia che in un anno, mi pare 1997, in UK sono stati abbattuti 315 macachi solo perché portatori di un virus attualmente poco conosciuto, l'herpes B. Come mai in casi simili con forte rischio infettivo quasi pari a zero si può fare uno sterminio e nel lab no? Allora, perché la regolamentazione dei laboratori e della ricerca è diversa. Ora, io questa notizia la commento per come la leggo qui, non ne avevo mai sentito parlare. Dovremmo vedere quali sono le condizioni che hanno portato a quello che è vero e proprio sterminio, in realtà, di animali. Ma vale purtroppo sempre la stessa regola. Meglio la morte di pochi che l'estinzione della specie intera, o comunque in quel caso interviene il cosiddetto bias di sopravvivenza, quindi l'essere umano per tutelarsi praticamente ammazza gli animali, uccide gli animali che sono scusatemi, dei possibili portatori e quindi vettori di malattia. In realtà la differenza, allora, se ci ragioni bene, la differenza ci sta, perché nel momento in cui noi facciamo, io avevo sbagliato ma in realtà mi sono lanciato un input da solo, quando noi parliamo della sperimentazione animale in laboratorio e parliamo per esempio dell'uccisione degli animali, noi utilizziamo il termine sacrificio, lasciando stare tutta la filosofia, l'etimologia che sta alla base dell'utilizzo di certi termini, ma in realtà noi facciamo un sacrificio, cioè noi andiamo a prendere un animaletto, due animaletti, 10, quello che sia, per riuscire a comprendere il comportamento generale della specie. In quel caso la situazione deve essere per forza controllata e regolamentata da leggi precise, perché altrimenti non si parlerebbe più di sacrificio, ma si parlerebbe di un vero e proprio sterminio di massa. Cioè, uccido gli animali così come mi viene in testa, quello non è più un sacrificio. Cioè, quello è un abuso di potere che tu fai su degli esseri che non hanno alcun modo di potersi difendere nei tuoi confronti. Non pensate che questa cosa non sia successa, se oggi noi siamo arrivati ad avere delle regole così ferree sulla sperimentazione animale, e anche e soprattutto per i tanti errori che sono stati compiuti in passato. Comunque, in ogni caso, Penelope, questo è quello che ti posso dire io. Non ho letto per nulla di questa notizia. Forse adesso mi sta venendo qualcosina in mente, ma in realtà la differenza è proprio quella, cioè che la sperimentazione animale è chiusa nelle mura del laboratorio, qui invece
si parla di minaccia anche per la specie umana. Perché i ricercatori sono stronzi? Dio, Marta, sì e no, alla fine ci stanno ricercatori che hanno una coscienza. Non farei di tutte le erbe un fascio. Ah, pori stronzi. Ah, ok. Adesso cambia tutto. Sì, in realtà le regole sono più o meno ferree nei vari. Insomma, a seconda delle varie legislazioni dei vari paesi. Marta, per esempio, ne parlavamo con Marta, ma lo diceva pure nella scorsa live. Capiterà che noi verremo multati dalla comunità europea per tutta una serie di regole che esistono sulla ricerca, ma pensate che per esempio noi italiani abbiamo una delle regole assurde, cioè assurde nel senso veramente stringenti sulla ricerca. Io voglio capire perché le leggi vengono applicate a casaccio a sto punto. Allora, te l'ho detto, sono contesti diversi. Ora non lo so se l'uccisione degli animali di quei macachi sia avvenuta in laboratorio o meno, ma ipotizzo che si trattasse comunque di un ambiente diverso. Me la sono preparata dopo settimana scorsa andando a ricercare il caso specifico, pensa te. Se tieni qualcosina, passamelo su Instagram o su Telegram, fai un po' tu. E mi leggo qualcosina al riguardo pure io perché vorrei approfondire un po'. La maggior parte dei contadini mondiali ha l'herpes B. Non è riuscito a fare spillover se non in pochissimi casi, una decina in 30 anni. No, è proprio ignorante in materia. Se mi giri qualcosa, casomai ci dedico un po' di tempo. A me stupisce sempre come una specie tanto dominatrice del nostro. Stupisce sempre come una specie tanto dominatrice del nostro pianeta come la nostra abbia tanta paura dell'estinzione. Siamo animalisti di noi stessi. In realtà noi siamo molto più fragili di quello che sembriamo. Vi parlo da un punto di vista puramente neuroscientifico. Pensate a quante cose noi riusciamo a fare con la nostra memoria, con la nostra immaginazione, la nostra creatività e il nostro cervello in generale, ma pensate a quanto siamo fragili e deboli nei confronti, per esempio, delle malattie neurodegenerative. L'Alzheimer, il Parkinson. Sono delle malattie che, per esempio, noi non ritroviamo negli animali. E quindi, oddio, aspettate, diciamola più precisa. Una malattia come l'Alzheimer, per esempio, non viene riscontrata all'interno degli animali. Quando noi facciamo sperimentazione per riuscire a comprendere il Parkinson, l'Alzheimer, eccetera, eccetera, noi induciamo dei sintomi simili all'Alzheimer, simili al Parkinson, oppure per esempio pensate alla schizofrenia. Quando noi, per esempio, studiamo la schizofrenia e lo facciamo sui topolini, induciamo dei sintomi simili schizofrenici. Penso per esempio all'utilizzo della fenciclidina, della polvere d'angelo. Che era è tutto agli effetti una droga, ma ha degli effetti simili schizofrenici su chi l'assume. E quindi noi andiamo a simulare questo tipo di cose. In realtà siamo una specie molto, molto, molto fragile. La nostra visione ci porta a dire: sì, caspita, siamo tanto avanti, siamo dominatrici, eccetera, eccetera. Ma in realtà la debolezza è tanta. La debolezza è tanta. Ciao Pasquale Tre Dita. Ciao, scusami se ti rispondo, ti saluto solamente adesso. Credo che noi non ci conosciamo. Facci sapere chi sei, da dove vieni, eccetera, eccetera. Mi pare che tu ci abbia, forse ci segua da parecchio. Mi sarò perso qualcosina in qualche live. In ogni caso, mi fa piacere che tu sia qui. Ciao, mi fa piacere. Se vuoi avere qualche informazione, chiedi pure e ti sarà dato. Comunque, davvero, questa cosa sui macachi me la sono cercata apposta perché ricordo che era stata una roba tosta della serie. Finché dobbiamo proteggerci da una cosa così, ok, per sperimentare farmaci magari, salvavita, mai, no, ma assolutamente. Ma allora, considera che almeno che io sappia un sacrificio di 350 macachi per fare sperimentazione animale non è mai avvenuto, comunque in letteratura non è presente. Se poi c'è stata una cosa del genere, va indagato come si deve, perché 350 individui sono 300, 350 individui, cioè sono assai, sono proprio assai. Comunque, no sense proprio. No, Luigi in due zoo. Ah, ok, quindi vedi? Ok, perfetto. Quindi vedi, c'è già una prima differenza tra lo zoo e il laboratorio. E sappiamo purtroppo le condizioni negli zoo quali sono. È inutile, cambi posto, ma ogni posto è paese. Cioè, in tutto il mondo è paese, quindi va così. Sì, ma Luigi, l'Alzheimer è relativa all'età avanzata. Spesso un animale non ci arriva. Questo non lo possiamo sapere, perché in realtà noi non possiamo pretendere da un antilope che
che campi 80 anni, se il suo life cycle è diverso, il suo ciclo di vita è diverso dal nostro. Tutto deve essere rapportato al ciclo di vita dell'animale. E fino ad ora, se non è stato visto che esistono comunque delle situazioni, dei richiami a delle malattie neurodegenerative di questo tipo, qualcosa deve significare, perché comunque parte dal presupposto che esiste una differenza non solo a livello anatomico tra l'uomo e gli animali, ma esiste pure una differenza a livello, per esempio comportamentale. Oddio, gli studi sui comportamenti animali sono tanti, insomma, per certi versi sono molto simili agli uomini, ma in realtà molti animali hanno dei comportamenti che sono totalmente differenti dai nostri. Scusate, giusto un attimo, devo fare una cosa. Sparisco giusto un secondo, datemi giusto un attimo, aspettate un attimo. Oppala. Ora voi dovreste comunque continuare a sentirmi. Datemi giusto un secondo. Eccomi qua. Piccola interruzione tecnico-tattica. Aspetta, Penelope Panico, per lo stesso motivo per cui se non rischio niente aiuto tutti, ma se devo scegliere tra mio fratello e un estraneo, salvi mio fratello, se devo scegliere tra me e un macaco, scelgo me, esatto, quello che ci dicevamo l'ultima volta, esatto, empatia e vicinanza genetica, esatto, ce lo dicevamo nella scorsa live, ok, ma allora dovrebbe valere anche per gli esperimenti farmacologici o altro, invece lì non lasciano fare niente o quasi, specificami meglio un po' questa cosa Penelope, perché non l'ho troppo capita. Marte nelle scienze però sì, nel modello animale sono modelli, a meno che non parta dalla loro genetica, ma lì è tutto un altro discorso a parte. Esatto. Ah, aspetta, mi sono perso una cosa. Comunque nei cani ci sta una sottospecie di Alzheimer negli anziani, soprattutto alcune razze i dromedari possono avere la malattia da prioni se non ricordo male. Sì, però stiamo parlando di una specie su quante... Cioè... Esiste la differenza. Le funzioni superiori come le teniamo noi esseri umani, pochi ce l'hanno. Cioè, lasciate stare il quoziente intellettivo, lasciate stare il fatto del linguaggio, lasciate stare. Però quante cose sono diverse tra gli umani e gli animali? Questo è un dato di fatto, non lo dico io, non è una mia opinione personale, ma lo dice la scienza. Come tale, una variabilità così elevata del nostro cervello, delle nostre funzioni superiori, sono anche sinonimo di fragilità, inevitabilmente. Cioè, quanto più una cosa è complessa, tanto più è facile che si possa spezzare. Cioè, spezzi una cosa e tutto il sistema in generale ne risente. Poi ripigliamo. Ok, ma i prioni tipo mucca pazza possono colpire a qualsiasi età? No, e questa Marta, rispondi tu, perché io ho avuto sotto le mani solo un po' di studi sui prioni, perché due miei colleghi di laurea nella mia stessa sezione del mio stesso corso hanno fatto la tesi nel mio stesso ambito, analisi strutturale di biomolecole, solamente che loro stavano analizzando la proteina prionica. Però sta cosa non l'ho approfondita, quindi non vi so dire. Sai che non mi ricordo, circo, ok. Comunque dopo io recupero dalla cronologia e lo posto su Telegram, Luigi, così resta anche ad altri. Sì, perfetto, va benissimo. Comunque, ma un potenziale pericolo per me è più immediato ed emotivamente coinvolgente di una potenziale cura per non si sa chi. Sì, questo pure è vero, Sal, questo pure è vero, però con la sperimentazione gli obiettivi sono differenti, perché tu generalmente la sperimentazione non la fai per ottenere un risultato nell'arco di un giorno, due giorni, 10, 15, quello che sia, ma la fai sulla base di anni, cioè la sperimentazione è proprio lunga, insomma, quindi... Sì, dobbiamo per forza scindere queste due cose. Quello sicuro, senza però contare che l'herpes B è potenzialmente pandemico, ma appunto non ha fatto spillover. Comunque sono d'accordo, sono solo allibita dalla mente umana ancora una volta. Boh, io ormai non mi meraviglio più di nulla. Io comunque quando penso a modelli animali penso allo studio sul salmone morto a cui hanno dato l'ignome.
Vabbè, lasciamo stare gli Ignobel. Comunque, detto questo, ritorniamo un attimo sulla questione della sperimentazione animale. Lo sapete, le mie live non sono mai troppo lunghe quando sono da solo, perché non vi voglio annoiare, quindi ci avviamo, non dico verso la conclusione, ma quasi. Più che altro, ci sono le ultime due questioni delle quali vi voglio parlare, che sono l'etica della responsabilità e la sperimentazione biomedica, che è poi la parte che a me interessa di più, perché insomma è quella che io ho fatto o approfondito durante gli anni universitari. Quando parliamo di etica della responsabilità, vi voglio fare una domanda, perché ci voglio ragionare tanto insieme a voi. Quando noi parliamo di etica della responsabilità, come la intendete? Vi do una mia visione, vi dico quello che penso io. Poi in realtà vediamo pure voi se vi trovate d'accordo con me o se secondo voi non è così. L'etica della responsabilità noi la dobbiamo considerare all'interno di una relazione che non è unidirezionale, ma è una relazione di tipo bidirezionale che noi abbiamo con gli animali. Vi faccio un esempio. È vero che tutto quello che noi ci stiamo dicendo è relazionato al fatto che noi stiamo parlando di una sperimentazione animale che generalmente si fa su scimmie, macachi, si fa su topolini, sui ratti, eccetera, eccetera. Quindi neanche animali per così dire troppo pericolosi, ma in realtà questa nostra etica di responsabilità noi la dobbiamo considerare sul fatto che oltre a poter apportare delle sofferenze gratuite agli animali che vanno sempre condannate, le dobbiamo considerare anche in relazione di quanto un animale può darci, proprio sulla base degli studi espressi in origine della specie di Darwin, cioè non esiste tutta questa grossa differenza tra gli uomini e gli animali. Per quale ragione noi dovremmo ergerci e avere un diritto sindacabile indefinito sulla vita degli animali, sulle loro sofferenze, sulle loro emozioni, sulla loro percezione del mondo, eccetera, eccetera? Cioè, io credo una cosa, che al di là del buonsenso, al di là del fatto che fare del male a chi è un passo, tra virgolette, sotto di noi o comunque a chi non può difendersi, consideriamo anche il fatto che noi facciamo parte tutti dello stesso ecosistema. Ok la sperimentazione, ok che certe cose non si possono evitare per il bene non solo della specie umana, ma per il bene dell'ecosistema in generale. Qui rientriamo nel contesto degli ambientalisti, ma è una questione proprio etica, cioè appunto l'etica della responsabilità. Ognuno di noi deve essere responsabile dei propri comportamenti, dei comportamenti dei propri simili, della propria specie, anche perché alla fine facciamo parte comunque tutti di un sistema più grande che non vediamo, ma che in realtà è così. Quindi, insomma, non lo so, poi ditemi pure voi che ne pensate e poi insomma ne ragioniamo. Le più comuni però, cioè sta ancora ricercando, però tipo Creutzfeldt Jakob, che non è più complesso, che nome è più complesso? No, Evo, so cognomi. Abbiamo imparato una cosa nuova. Io ricordavo che potevano colpire anche persone relativamente giovani, ma è passato di tempo. Poi sicuramente posso ricordarmele, ne sacrifichi quanti? 1.000 per avere la cura, non si sa quanti esseri umani e altrettanti animali. Io so di parte. Quanti? 1.000 per avere la cura? Hanno. So di parte. Ah boh, ok. Niente, l'ultima cosa che voglio approfondire con voi è questa. Poi insomma, poi vi dico l'ultima cosa e ci salutiamo. Nella sperimentazione biomedica, in realtà in Italia esiste una legge, che è un decreto legislativo. Per la precisione, è il decreto legislativo del 27 gennaio del 1992, il numero 116, che, vi dico subito, recita questo. Oddio, recita questo. Allora, in esso si richiede, fra l'altro, di preferire nella sperimentazione animale, ove possibile, l'uso di metodi alternativi, di scegliere esperimenti che richiedono il minor numero di animali e causano meno sofferenze, e comunque di eseguire i trattamenti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolore inutili. Quindi, questo per dire che cosa? Che
che in effetti del buon senso ci sta sulla sperimentazione animale. Ci sta tanto buon senso? Viene usato da tutti i ricercatori? Questo non lo possiamo sapere. Ce lo possiamo augurare e possiamo sperare che quanti più ricercatori abbiano una coscienza e facciano del bene. Poi purtroppo lo sappiamo, l'utilitarismo è una brutta cosa. Comunque, vi leggo l'ultimo passo che mi sono segnato per questa live. Viene così finalmente introdotta, sempre in base a questo decreto legislativo, la cultura dell'animal care, del rispetto, cioè cui gli animali hanno comunque diritto anche nel caso in cui alcuni esperimenti siano assolutamente indispensabili per la tutela della salute umana. È sorta pertanto la necessità di sorvegliare il corretto utilizzo degli animali con criteri obiettivi, utilizzando ad esempio apposite scale di valutazione. Per esempio esiste, qua parla della scala Porter, eccetera, eccetera. Vengono presi in considerazione per esempio lo scopo dell'esperimento, l'adeguatezza, gli obiettivi proposti, la specie animale impiegata, eccetera, 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 eccetera. Ma tutto questo in realtà è molto in linea su quello che ci dicevamo noi l'ultima volta, e cioè che fare sperimentazione animale non è così semplice. I ricercatori che fanno sperimentazione animale sono soggetti a tanti controlli. Vi citavo per esempio il caso del mio professore che... una tantum riceveva la visita degli ispettori, chiamata la mattina per la mattina: stiamo venendo in laboratorio, stiamo venendo a vedere il tuo laboratorio, in che condizioni sta, gli animali in che condizioni stanno. Quindi insomma, rendiamoci conto che la sperimentazione animale è necessaria in alcuni casi, e purtroppo si fa, bisogna farla, ma va fatta con determinato criterio, e io sono il primo, qui lo dico e non lo nego, sono il primo a condannare insindacabilmente chi fa sperimentazione animale malsana. Vanno condannati, punto e basta, quei ricercatori. Comunque, quoto Marte Neuroscienze, se è regolamentata sul numero di esemplari la specie, va solo fatto un banale calcolo sacrificio-beneficio. Penelope, hai scritto questa cosa, penso, poco prima che io leggessi il passo tratto da questo libro, quindi ci siamo. Siamo proprio in linea con i principi basilari di comportamento. Che poi non si possono maltrattare gli animali. Il tipico animale con la cannula in testa in realtà non sente niente, non ha dolore. Se l'animale soffre, si fa di eutanasia. Ecco, non puoi finire ora, sono a metà preparazione delle polpette, poi come faccio? Se vuoi, sul canale ci sono gli altri video, e volendo potrei lanciare una replica, potrei vedere di fare qualcosina, o comunque, scusami, ho gridato vicino al microfono, o comunque puoi andare sul mio canale YouTube e ti vai a vedere i video, che se non hai visto i miei video sul canale YouTube, che ti ricordo trovi qui. A Luigi Pio Del Rico, la E dovrebbe essere grande, devo correggere sull'overlay qui di... vabbè, ma è indifferente, insomma, Luigi Pio Del Rico su YouTube e mi trovi. Come quelli ben noti a Marte Neuroscienze. Comunque, un fact per tutti, a 20 km da casa mia c'è una sorta di crematorio per animali provenienti da lab. Tetra sta cosa. Io gli facevo pure il funerale prima di metterli nel frigo. No, che cosa brutta. Andrò su YouTube allora. Che bello, sì, vai. E se non sei iscritta, se vuoi, insomma, iscriviti se ti piacciono i contenuti su YouTube. Mi farebbe molto piacere e mi darebbe una grossa mano. Comunque, detto questo, pigliamo proprio l'assist di YouTube. Assist di YouTube qui, assist di quello che ci dicevamo prima sulle neuroscienze comportamentali. Vi anticipo che domani esce il prossimo video su YouTube che riguarderà proprio le neuroscienze comportamentali, quindi computer e reti neurali. Fatemi vedere quanti siete. Bene, non siete tantissimi, quindi vi voglio fare un regalo. Vi voglio fare un regalo e... aspettate, fatemi vedere se ci riesco. Facciamo in questo modo. Facciamo... no, non ci riesco. Ecco perché non ci riesco. Facciamo così. Facciamo immagine. Chiamiamola immagine. Vi voglio far vedere giusto in anteprima la copertina di domani.
così mi dite se vi piace oppure no. Dovrebbe essere una sorpresa, ma in realtà voi dovreste già vederla. Eccola qui. Questa è la copertina di domani. Poi mi dite se vi piace o meno. Adesso la vedete qua sopra. La blocchiamo pure. Perfetto. Eccola qui. Anzi, aspettate. Adesso faccio una cosa intelligente. La facciamo piccolina. Così. Vedete? La mettiamo qua sopra. Eccola qua. Perfetto, anzi, forse ancora un poco troppo grossa, ve la lascio qui. Perfetto. E niente, domani parleremo di computer e di reti neurali. E, insomma, spero che vi possa piacere. Però la leviamo, se no fate gli screen e voi la fate vedere. E, comunque, niente, io detto questo, ragazzi, mi fermo. Ci siamo fatti un'ora e un quarto di live, lo sapete, di solito non le faccio molto lunghe, non vi voglio troppo annoiare. Vi ricordo che questa settimana ci saranno un po' di live, domani sera pare che Andrea ce la faccia a fare live, ancora non l'ho sentito. Dovremmo avere mercoledì Tea, giovedì Agnese insieme a Michele Bellone, venerdì dovrebbe esserci il prof Cighetti con un ospite a sorpresa in attesa di conferme, almeno da quanto scriveva sul gruppo di Telegram. Io vi ricordo, a parte domani, il video su YouTube. Vi ricordo che mi trovate sempre su Instagram, qualora ci fosse qualche nuovo. Mi trovate come Luigi Pio D'Enrico, mi occupo di divulgazione scientifica sul cervello e sulle neuroscienze. Su YouTube la stessa cosa. Il mercoledì generalmente esce un articolo sul mio sito www.luigipiodenrico.com. Non mi ricordo che altro vi volevo dire. Sì, restate sintonizzati sul canale di Science Twitch. Io vi ringrazio. Ti prego, fammi un'immagine del profilo anche a me. Oh, vedo che vi piace. Luigi che si diverte. Sì, mi sono divertito tanto a fare questa immagine qua. Adesso la tolgo. E comunque, niente, detto questo, vi ringrazio se siete rimasti fino alla fine di questa live. Mi raccomando, non perdetevi le prossime live di Andrea, Roberto, Agnese, forse Chiara non c'è questa settimana, e di Andrea. Spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie a tutti, un saluto generale a tutti quanti. Ricordiamoci di usare la testa, oltre che il cervello, anche quando si parla di sperimentazione animale. Notte notte, alla prossima, e noi ci rivediamo su tutte quante le altre piattaforme social, ma ci rivediamo con una live molto probabilmente la settimana prossima, e ci sarà una grossa, grossissima, grossissima novità, ma non vi sveliamo nulla. Ciao!